Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei preferiti del mese. Ovviamente parliamo dei preferiti del mese di agosto e forse avrei dovuto mettere a posto prima di iniziare questo video perché è un gran caos qui davanti a me. Comunque, prima di iniziare vi do qualche informazione. Uno, il trucco che mi vedete indossare in questo momento l'ho registrato, cioè vedrete il tutorial molto molto presto. 2, la maglietta che indosso in questo momento è super mega fighissima, è tipo di Star Wars, ricicla i tuoi droidi, mi fa ammazzare dalle risate, e ve lo sto dicendo per un motivo: l'azienda che produce queste magliette, che si chiama Pampling, mi ha dato un 15% di sconto per voi con il codice GiuliaB. Ovviamente vi lascio sia il codice sia il loro sito qui sotto. Hanno delle magliette fighissime se siete un po' nerd come me, tipo di Star Wars, di Super Mario, del Signore degli Anelli, di Harry Potter, di Dragon Ball, di Stranger Things. Non volevo prendere una cosa di Stranger Things, ma non c'era la mia taglia. Hanno tantissime cose fighe, da magliette, felpe, quindi se vi interessa andateli a vedere, io avrei preso tutto quanto. Se la cosa vi può interessare fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Da adesso stavo pensando di mettere nell'info box anche dove ho preso la maglietta, dove ho preso gli accessori che indosso nei diversi video, perché me lo chiedete spessissimo. Oltre a chiedermi che rossetto indossi, che ombretto indossi, mi chiedete anche: ma dove hai preso quella maglietta, dove hai preso quegli orecchini? Quindi, se la cosa vi può interessare, vi ripeto, scrivetemelo qui sotto in un commento. Da oggi posso iniziare a mettervi anche i link di dove prendo le varie cose, ovviamente, se sono ancora reperibili. Se è una maglietta che ho preso 20 anni fa, ovviamente sarà difficile da trovare. Iniziamo subito con il video dei preferiti di questo mese. Allora, primo preferito di questo mese è il correttore di NARS, questo qui nel barattolino, che si chiama Soft Matte Complete Concealer. Il mio è nel colore vanilla. L'ho testato bene, non voglio dire che è un sostituto perfetto per il correttore di Kryolan che utilizzo sempre. Questo qui è leggermente più fino e fa leggermente meno spessore rispetto a quello di Kryolan. Però devo dire che è veramente un ottimo sostituto. È così nel barattolino, lo prendete o con il pennello o con le dita. Io l'ho utilizzato parecchio e vedete non si è abbassato per niente, cioè è molto molto coprente, ne basta davvero pochissimo. Il prezzo non è bassissimo, però per il momento è tipo l'unico sostituto a quello di Kryolan che ho trovato. Per quanto riguarda il colore, questo qui vanilla non contiene tanto arancione quanto avrei sperato. Quindi se dovessi riprenderlo, anzi quando lo riprenderò, prenderò un colore leggermente più scuro che sia più salmonato. Questo qui, se avete delle occhiaie molto scure, può ingrigirvele. Altrimenti, se non avete delle occhiaie scure, potete utilizzarlo come un classico correttore illuminante da applicare appunto nella zona del contorno occhi. Secondo preferito di questo mese, c'è bisogno che io dica qualcosa, la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Mi piace un sacco, vi ho fatto un tutorial, non mi ricordo, l'ho inserita, anzi credo in due video, credo di averla inserita in due video. La selezione colori mi piace tantissimo, credo sia una palette super versatile. Se vi truccate sulla scala dei marroni, ma non banale allo stesso tempo, è molto molto carina perché avete un colore panna da utilizzare sia nell'angolo interno sia sotto il sopracciglio, dei bei colori di transizione, cioè c'è una buona varietà dal rosino all'arancione, ai colori più scuri fino ad arrivare al nero, anche questo colore qui è davvero bellissimo, e poi avete anche una buona varietà di colori shimmer, questo qui che è più prugna, c'è l'oro, c'è un oro molto chiaro, c'è uno champagne, quindi credo che come palette sia davvero molto versatile se vi piace truccarvi appunto sulla scala dei marroni rosini. Come qualità, top, cioè io non avevo mai provato gli ombretti di Anastasia Beverly Hills, ma sono rimasta davvero colpita in modo positivo. Si sfumano benissimo, si applicano benissimo, sono super pigmentati, polverosi leggermente, però sono veramente top, mi piacciono tantissimo. Ho preso anche un'altra palette di Anastasia Beverly Hills, la vedrete tra poco, tra qualche video sul canale, dipende quando mi arriva il pacco. Altra cosa che mi è piaciuta molto in questo mese è questa palettina di Catrice che si chiama California in a Box. Allora, inizio subito con il dirvi cosa non mi è piaciuto di questa palette, così poi parliamo delle cose positive. L'illuminante, a parte il fatto che è rotto, non mi è piaciuto, l'ho trovato un po' troppo spesso, un po' troppo glitterato, non mi piace come si applica sullo zigomo. A parte questo, gli altri quattro colori sono wow, mi piacciono un sacco. I blush ce n'è uno pescato e uno rosato, si sfumano benissimo, super naturali, non fanno macchia, non sono troppo pigmentati. Anche le due terre
sono perfette per fare il contouring. Il colore mi piace tantissimo, non è quel grigio che fa una striscia proprio grigia che è troppo innaturale. Contengono anche un pelino di arancione, quindi anche se voi scolpite il viso in modo più pesante non risultano finte. Dura tutto il giorno sul viso, mi piacciono veramente un sacco. Un'altra cosa che mi è piaciuta, però devo dirvi anche un contro, cioè mi è piaciuta ma non tantissimo, ho deciso di inserire la palettina di Essence Glow to Go in questo video per tutti quelli che magari hanno un budget molto molto ristretto, perché comunque come prodotto è valido. Soprattutto io ho utilizzato quelli più chiari come illuminante perché gli altri due sono più scuri, sono troppo scuri per il mio viso. Si applicano benissimo, sono di un colore pazzesco, l'unica pecca è che non durano tanto nella giornata, quindi se per voi va bene, nel senso che magari li applicate la mattina, poi la sera dovete riuscire, li rimettete, non c'è nessun problema. Se cercate un illuminante che duri tutto il giorno, ve lo sconsiglio. Come colori, io mischio sempre questi due, mi piace un sacco, sembrano più scuri di come si applicano, sono in realtà più chiari appunto di come sono qui nella cialdina. Visti così sembrano anche leggermente polverosi, un po' granulosi, però si applicano davvero molto molto bene. Se cercate un illuminante super economico, comprate questa palettina qui. C'è bisogno che io dica qualcosa di questi due prodotti? Ormai vi avevo avvisato, li avreste visti in tutti i video e così è, li porto anche oggi. È una combinazione labbra che mi sta facendo letteralmente impazzire. Sto parlando della matita e del rossetto di Charlotte Tilbury nel colore Pillow Talk. Parliamo, a parte il colore, che è qualcosa di stupendo, cioè sta bene con qualsiasi look, è quello che porto sulle labbra in questo momento, sta bene con qualsiasi look, qualsiasi carnagione, qualsiasi cosa volete fare, praticamente questo colore va benissimo. La matita è di una qualità top, si applica benissimo e dura veramente tantissimo, io questo colore qui lo uso molto sulle spose. Anche il rossetto mi piace tantissimo, matte ma al punto giusto, non è di quei matte che sono difficili da applicare o che seccano le labbra. Risulta matte ma rimane davvero molto confortevole, delle volte mi dimentico anche che ce l'ho sulle labbra. La forma mi piace tantissimo perché, essendo fatto in questo modo, vedete che ha la punta così tagliata, siccome io ingrandisco le labbra ho sempre difficoltà ad applicare i rossetti con la punta, diciamo, classica del rossetto, perché vado fuori, quindi poi magari ho bisogno del pennellino. Questa forma mi piace tantissimo perché riesco a seguire bene il contorno delle labbra senza fare dei pasticci. Se cercate il nude della vita, io vi avviso, provate a vedere questi perché sono davvero bellissimi. Altra palette per gli occhi super carina è questa qui di W7 Delicious. Dovrebbe essere una copia di una delle palette di Anastasia. C'è da dire una cosa, a parte il fatto che costa pochissimo, i colori shimmer non mi piacciono assolutamente perché non scrivono per niente, neanche bagnati, ma la cosa bella è che in questa palette sono solo tre. Tutti gli altri sono opachi e proprio per il fatto che questa palette costa davvero poco, la ritengo comunque valida. Cioè se questa palette fosse costata 58 euro vi avrei detto no ragazzi, ci sono tre ombretti che non funzionano, non mi sembra il caso. Visto che costa pochissimo, anche se ci sono questi tre ombretti che non mi piacciono, tutti gli altri sono fantastici, super pigmentati, si sfumano benissimo, sono leggermente polverosi, quando li prelevate dalla cialdina un po' la cialdina si sbriciola, però vi ripeto il prezzo è davvero basso, quindi anche avendo questi lati negativi posso comunque passarci sopra perché si applicano molto molto bene. E poi se volete vederla in azione ho fatto anche un tutorial con questa palette utilizzando i colori quelli fucsia, rosini, e scrivono tantissimo. Sì, ho altre palette per gli occhi da farvi vedere. Come potevo non inserire queste palette in questo video? Non ho ancora provato tutti gli ombretti all'interno di queste palette, ma tanti li ho provati. Il look che indosso oggi l'ho realizzato con una di queste palette. Arriveranno tutti i tutorial, la recensione dettagliata, non vi preoccupate, però devo assolutamente inserirli in questo video perché mi stanno, cioè, davvero facendo impazzire. Questa è una, ve le faccio vedere tutte quante, anche se probabilmente sul web già le avrete viste perché tipo le hanno comprate tutti. Questa qui stupenda sui toni dell'arancione e quella che ho utilizzato oggi, che è questa qui sui toni del viola. Qualità
top, si sfumano benissimo, si applicano benissimo, i colori sono super pigmentati, polverosi davvero poco, cioè veramente pochissimo, basta che quando li prelevate, come per qualsiasi altro ombretto, battete leggermente il pennello e non sono polverosi, cioè non vi cade, non avete fallout, non fanno cose strane. Sta succedendo una grandissima polemica intorno a queste palette perché alcuni dicono che insomma non ne vale la pena prenderle, bla bla. Secondo me Jaclyn Hill e Morphe hanno fatto un lavoro eccezionale, e essendo Jaclyn Hill un personaggio pubblico e non lo so, magari tanti la invidiano anche, credo che ne stiano parlando male solo per questo motivo. Può anche darsi che qualcuna sia uscita male rispetto alle altre, quelle che ho io sono eccezionali. Ultimo preferito di questo mese è il fondotinta minerale di Bare Minerals nella versione original. Questo qui l'ho provato insieme a voi e, come vi avevo detto nel video, ero un po' titubante, dovevo testarlo meglio. Allora, ho le mie considerazioni finali. Questo fondotinta original, quando si applica, è leggermente satinato, quindi utilizzatelo solo se avete una pelle normale o secca, oppure mista ma per la maggior parte secca. Se invece avete la pelle che tende a lucidarsi, prendete la versione matte, perché questa satinata sarebbe un disastro, vi farebbe sembrare già lucidi prima di lucidarvi. La cosa che mi aveva colpito in modo negativo nel video è che questo fondotinta si lucida proprio come un normale fondotinta liquido, quindi vi avevo detto: ragazzi, fatemelo testare con la cipria, e devo dire che con la cipria ha funzionato, cioè non è che non si lucidi nel modo più assoluto, però diciamo si comporta come un normale fondotinta. Quindi io che faccio? Lo applico con il pennello e poi, sempre con il pennello, metto un po' di cipria soprattutto nei punti centrali del viso e lavora benissimo. Questo fondotinta mi piace un sacco. 1, è minerale. 2, si applica in modo velocissimo. 3, è perfetto per i giorni in cui non vogliamo dedicarci a stendere bene il nostro fondotinta liquido, si applica veramente con un secondo, quindi quando mi devo veramente truccare pochissimo utilizzo questo qui. Però allo stesso tempo non dà un effetto di pelle nuda del tipo non ho messo niente, cioè va ad uniformare il colore e fa il suo lavoro, quindi anche essendo molto veloce nell'applicazione fa comunque il suo lavoro. Per il video di oggi i miei prodotti preferiti del mese di agosto sono terminati qui. Come al solito fatemi sapere in un commentino qui sotto quali sono quelli che vi piacciono in questo video, quali sono stati i vostri preferiti del mese, se avete scoperto qualche prodotto eccezionale che devo assolutamente provare. Come al solito vi ringrazio per aver guardato il video, e anzi ragazzi voglio ringraziarvi tantissimo per la diretta di giovedì, per chi ha partecipato in diretta, per chi la sta riguardando, siete stati davvero carinissimi, mi avete riempito il cuore di gioia e di tanto amore, siete... non potrei desiderare delle persone migliori che mi seguono. È stato veramente bellissimo, avevo paura che non ci sarebbe stato nessuno, comunque che saremmo stati pochissimi, invece siamo stati più di 200 nella diretta e avete lasciato dei commenti carinissimi, abbiamo chiacchierato tutto il tempo. Se vi piacciono anche le live, posso farle magari ogni tanto, mi fa un sacco piacere poter interagire insieme a voi appunto in diretta. Come al solito vi mando un abbraccio gigante e un bacione, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!